Sono Sara Dario, sono nata a Venezia, cresciuta a Venezia. Poi all'incirca sui 19 anni mi sono trasferita in Toscana. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Carrara, dove ho studiato scultura. Poi per 3 anni ho studiato in Germania fotografia. E ora vivo a Cardoso di Stazema, trasferita da poco. E qui ho il mio laboratorio di porcellana e resto. Appena esco di casa sono sui monti, io ho bisogno proprio dell'aria aperta e qui ci sto bene, per il modo di vivere, che comunque è un modo di vivere umano. Più che altro ricerco il mio benessere, cioè quando io lavoro devo star bene. Il grass mi piaceva come materiale. La serigrafia mi interessava e da lì ho sperimentato le due cose. Ho iniziato a stampare sul grass, dopo varie sperimentazioni sono riuscita appunto a stamparci. Dopo al grass ho aggiunto anche la porcellana che mi dà la trasparenza, la leggerezza del materiale. Faccio delle lastre di grass, stampo tramite i serai serigrafici sul grass fresco, con appunto colori ceramici, poi ritaglio la mia foto, faccio la forma. In forno, poi il mio pezzo pronto, ecco. È un po' sia una ricerca fotografica che una ricerca di forma. Ad esempio io ho delle immagini che sono legate un po' al ricordo, per cui sono immagini spesso di interni, spesso di persone. Poi ho una ricerca fotografica che è legata alla decorazione. Ho delle immagini, magari degli alberi, delle foglie, margherite, rami, canne di bambù. Nella ricerca artistica proseguo con altre cose, allora vado con pannelli, faccio installazioni luminose. Non vedo perché devo scappare da dove sono nata, per cui cerco in qualche modo poter contribuire anche a magari a cambiare un po' le cose, con quel piccolo che faccio, poter far vedere che esiste anche un'altra faccia dell'Italia.